Fabio Civitelli, uno dei più noti illustratori e disegnatori di fumetti italiani. L'abbiamo raggiunto nella sua Arezzo per parlare di Tex e anche di Fabio Civitelli, che ha cominciato prestissimo, vero, a disegnare, quando ancora era al liceo. In effetti ho cominciato molto presto, ai tempi del liceo già ero appassionato di fumetti. A quei tempi molti ragazzi leggevano i fumetti, al contrario di oggi. E dopo, nel 79, grazie anche al disegnatore di Tex, Fernando Fusco, che avevo conosciuto, che abitava vicino a casa mia, sono andato in Bonelli, ho presentato queste tavole di lavori che avevo fatto per altri e Bonelli mi ha preso subito. E c'è un aneddoto curioso, perché io, non lavorando per uno studio, non lavoravo in proprio, ma mi firmavo con uno pseudonimo, Pablo de Almaviva. E io seppi dopo, anni dopo, che Sergio Bonelli aveva cercato questo Pablo Dalmaviva, pensando fosse uno spagnolo, e non l'aveva trovato. E quando io mi presentai alla Bonelli con queste tavole, lui fece una faccia stupita e capì che Pablo Dalmaviva era uno di Arezzo. E mi prese subito, infatti dissi: accidenti, ma è facile entrare in Bonelli, perché non sapevo che lui mi aveva già cercato. Perché Sergio Bonelli era un grande scopritore di talenti e lui guardava tutta la produzione nazionale e anche estera e cercava disegnatori che potevano lavorare per lui. Si parla del 79, da allora sono entrato in Bonelli e non sono più uscito. Ha disegnato molte storie di Tex, fra le più famose. C'è qualcuna a cui si sente più legato? Beh, sono legato a un po' tutte le storie di Tex. Ce n'è due in particolare. Una si chiama Il Presagio, è nata da una mia idea, da un mio soggetto, che poi Claudio Nizzi ha sviluppato e sceneggiato, che è uscita intorno all'anno 2000. E l'altra è Il Segno di Yama, che è uscita nel 2018, che è stata un momento importante perché, diciamo, mi ha fatto entrare in questa saga grande di Mefisto e Yama, tanto che adesso sto lavorando alla storia di Mefisto. La storia di Mefisto, che è già cominciata con altri autori, con i bravissimi fratelli Cestaro, è scritta sempre da Boselli, e continuata da me. La mia parte partirà dal mese di luglio fino a ottobre. L'unico problema è che il numero di ottobre lo devo ancora finire. Questo dà modo di entrare in una discussione fra i lettori di Tex: meglio il bianco e il nero o meglio il colore? Personalmente penso che siano due cose diverse. Cioè, nel bianco e nero c'è una forma più evocativa e più diretta alla storia. Il colore accentua dei paesaggi, le foreste, i deserti, eccetera, più nei particolari. E in questo caso come la pensi? Beh, io non posso parlare male del colore, perché in realtà ho lavorato su alcune storie a colori, per esempio l'albo dei 60 anni di Tex, che si chiamava Sul sentiero dei ricordi, era a colori. Ho disegnato un color Tex storia lunga, Delta Queen, a colori. E poi ho realizzato anche una storia breve di Tex tutta ad acquarello, che è andata sempre su color Tex. Però in realtà io sono un fautore del bianco e nero. La cosa è curiosa, perché io amo la fotografia e fotografo solo a colori, però disegno praticamente solo in bianco e nero. Sono un po' schizofrenico. In realtà il bianco e nero è più evocativo. Come nel fumetto, il fumetto non è la realtà, non è un film. Il lettore deve aggiungere quello che manca, per esempio il movimento, il sonoro, e così anche con il colore. Secondo me il colore è molto creativo, soprattutto per un fatto, perché al 99% il disegnatore non riesce a essere anche il colorista, quindi viene demandata una parte del lavoro artistico a un'altra persona. È vero che c'è un certo controllo, io quando faccio storia a colori do le indicazioni al colorista, eccetera, però lavorare sul bianco e nero ti dà un controllo al 100% della situazione, della luce, delle ombre, delle situazioni, proprio dell'ambiente. Tanto che quando è uscita l'edizione in libro della storia di Yama, Il segno di Yama, ho chiesto io alla casa editrice che fosse lasciato in bianco e nero, perché era pensato per il bianco e nero. Cioè, quando si pensa per il colore, il disegno deve essere leggermente diverso. E quindi le due cose devono essere progettate prima, ecco. I prossimi impegni di Civitelli quali sono? Abbiamo già parlato di Mefisto, ci sono altri impegni in cantiere? Impegni ci sono sempre, devo dire, veramente questa storia di Mefisto, che porto avanti da quasi 4 anni, saranno 4 albi interi,
è stato un impegno molto pressante, tanto che dopo mi prenderò magari un mese di riposo. Però ci sono altre cose che bollono in pentola. Adesso Tex ha una serie veramente prestigiosa di albi a colori cartonati in stile cosiddetto francese, cioè cartonati di grande formato, e mi è già stato chiesto di poter realizzare uno di questi. E io ne sono molto orgoglioso perché le tavole così di grande formato danno modo anche di sbizzarrirsi di più con le inquadrature, con la dimensione diversa delle vignette, cioè è un lavoro estremamente creativo. E poi a livello di pagine, comunque sono poche pagine, impegneranno per alcuni mesi soltanto. Per cui una storia di 4 anni di lavoro come questa che ho fatto fino adesso, spero di non doverla ripetere, perché è stato veramente un impegno importante.